La matassa, siamo in un appuntamento speciale di questa rubrica e di questi approfondimenti a cura di Radio Radicale in collaborazione con la Fondazione CERM ed è davvero un piacere quest'oggi trattare un tema importante, importante per il nostro paese, da sempre nodo estremamente delicato e irrisolto come quello della giustizia. Approfittando di un saggio interessante, importante del professor Sabino Cassese, il governo dei giudici, ricordo Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, già ministro della Funzione Pubblica, è appunto autore di numerosissimi saggi, tra cui quest'ultimo che ci fa davvero piacere presentare qui a Radio Radicale. Ben trovato, professore. Eccoci, buonasera. E ci sono degli ospiti molto, molto graditi per commentare, per dialogare intorno ai temi importanti di questo libro. Emma Bonino, grazie per essere con noi, Ciao, senatrice. buongiorno a tutti, buongiorno professore. Grazie a Luciano Capone, giornalista del Foglio, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. E grazie, diciamo, a chi con Radio Radicale, insomma, dà vita e dà spunti a questo appuntamento, Fabio Pammolli, economista, chair del Comitato per gli investimenti di InvestEU. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. E insomma, il libro del professor Cassese si divide, diciamo, in due parti, in una parte in cui fa una ricostruzione un po' del percorso storico che ha portato la magistratura italiana a sembrare, forse a essere, insomma, una parte integrante della governance nazionale, tendendo un po' a debordare, a volte a straripare nella politica, nell'economia e di tutto questo, insomma, poi parleremo, ma anche ci sono, diciamo, delle parti interessantissime che vanno dalla giudiziarizzazione della politica alla necessità di introdurre dei limiti al potere stesso dei giudici, fino al concetto di stato di diritto e stato della giustizia, ma partiamo ovviamente con alcune evidenze, quelle che sono un po' i dati un po' impietosi di cui tutti siamo a conoscenza, ormai diciamo è questione di comune interesse, ma anche comune nell'opinione pubblica, cioè una giustizia che in Italia non sembra più funzionare, anche perché ci sono dati molto chiari su questo: 6 milioni di cause pendenti, una durata media dei processi civili di 7 anni a fronte di una media europea di 2 anni, e il processo penale che non dura meno di 3 anni. Insomma, partiamo da tutti questi elementi e intanto, professore, come mai questo saggio si è concentrato anche in un momento così particolare? Perché, insomma, siamo vicini anche a delle date importanti, con dei referendum importanti sul tema della giustizia. Lo ha voluto dedicare questo saggio proprio a un tema che evidentemente lei conosce bene, ma anche che è estremamente delicato. Perché, come ha detto lei, riassumendo con quelle due cifre la situazione della giustizia, oggi noi abbiamo sostanzialmente una domanda sociale di giustizia che non viene soddisfatta. Aggiungiamo a quelle due cifre che lei dava, intanto quella della durata media dei processi penali nei 3 gradi, che è superiore ai 3 anni, mentre quella dei processi civili, come lei ha detto, è superiore ai 7 anni. E aggiungiamo anche il fatto che la fiducia nella giustizia, secondo i sondaggi, negli ultimi 10 anni è calata dal 68% al 39%. Quindi abbiamo un sistema della giustizia che non è in sintonia con il paese. Qual è la conseguenza? La conseguenza è una vistosa fuga dalla giustizia. Anche per la giustizia c'è una domanda e un'offerta. Allora, se la domanda di giustizia non è soddisfatta dall'offerta di giustizia, cioè se in altre parole una persona che ha bisogno di un intervento di una parte terza, come può essere il giudice, non si rivolge al giudice perché sa che deve aspettare troppi anni. Questo comporta che non ci si rivolga più alla magistratura per risolvere conflitti tra le persone della pubblica amministrazione, tra le persone, i gruppi e così via. Questo
E questa fuga della giustizia è stata segnalata, tra l'altro, dal governatore della Banca d'Italia due o tre volte, e su questo ci sono dei begli studi fatti dal Servizio Studi della Banca d'Italia. Ora, questa situazione è una situazione difficile, e forse la parte in questo momento, l'ordine giudiziario, è la parte dello Stato che ha più potere, nello stesso tempo lo esercita meno, nel senso di non soddisfare questa domanda di giustizia. E a questo si collegano gli altri fenomeni. Il primo è quello che l'indipendenza della magistratura prevista dalla Costituzione è stata trasformata in autogoverno, cioè praticamente si è costituito uno Stato nello Stato. Secondo, che la magistratura è indipendente come ordine giudiziario, è però tuttavia presente e nel processo legislativo e in quello amministrativo. Basti che ricordi il fatto che le posizioni fondamentali del Ministero della Giustizia sono occupate da magistrati, quindi un'indipendenza un po' singolare, perché a questo punto quel magistrato lì svolgerà una funzione amministrativa. E poi l'ultimo fenomeno è quello della creazione di una giustizia nella giustizia. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che le procure, mettendo insieme il naming and shaming, cioè additare al pubblico ludibrio, possiamo tradurre in italiano questa procedura, svolgendo delle inchieste non in maniera riservata, comunicandole al pubblico e facendo seguire poi la giustizia i processi soltanto 7, 8, 10 anni dopo, non fanno altro che praticamente come dire, sanzionare con una additando al pubblico, mettendo la gogna delle persone, certo, sanzionarle senza che queste persone abbiano un processo. La somma di tutte queste cose fa oggi la crisi della giustizia. Assolutamente. Fabio Pamoli, che insomma, ci teneva a intervenire sul tema che lo appassiona, come molti di noi. Innanzitutto siamo qui a commentare un libro, ed è un libro costruito, come sempre accade quando l'autore è il professor Cassese, con grande efficacia sia espositiva che di organizzazione del pensiero e grande coerenza logica e di costrutto, e quindi è un libro che si legge con grandissimo interesse. E alcune considerazioni oltre a quelle che sono già state sollevate. La prima è che questa diciamo evoluzione storica diciamo verso quello che Tullio Padovani poi è arrivato, ed è una delle citazioni del libro, a definire nei seguenti termini: l'Italia è una repubblica giudiziaria fondata sull'esercizio dell'azione penale, la sovranità appartiene ai pubblici ministeri che la esercitano in modo discrezionale. Questa è una delle citazioni. E un'altra citazione interessante è da Max Weber, Giustizia da Cadì, dove questo, diciamo, questa rappresentazione che poi concorre a formare le credenze collettive, su questo tornerò tra un minuto, perché riguarda uno dei paradossi che richiama Cassese nel libro, è questo coltivare, diciamo, da un lato una rappresentazione che evidenzia, ad esempio, i fenomeni corruttivi come talmente pervasivi da diventare il male italiano, il peccato capitale della democrazia, cioè da diventare talmente salienti da poi indirizzare tutto l'assetto dei poteri all'interno dello Stato, ecco, finisce per soddisfare la sensibilità dei profani sprovvisti di cultura giuridica specializzata e viene incontro agli istinti delle classi non privilegiate, che è un'altra delle citazioni del volume. Ora, perché parto da qua? Perché credo che i punti che sono stati poi richiamati di moltiplicazione delle fattispecie di reato, di penalizzazione del diritto amministrativo, o dovrei dire di amministrativizzazione del diritto penale, cioè di pervasività del diritto penale
all'interno dell'azione dei corpi dello Stato e, diciamo, dell'azione amministrativa, che si è accompagnata, se mi viene consentito, al nominalismo della lotta alla corruzione. Tant'è vero che qualche volta ho usato l'espressione, diciamo, lotta alla corruzione e alla trasparenza. In che senso? Nel senso che la moltiplicazione degli adempimenti amministrativi introdotti, come dire, per andarsi a posizionare all'intersezione tra una gestione di prevenzione amministrativa della corruzione e invece funzioni di vigilanza sui contratti pubblici, che rappresentano un'altra delle sincopi o delle anomalie italiane in corpo alle funzioni incorporate dall'ANAC, ecco, ha finito per esercitare anche degli effetti collaterali negativi con riferimento alla selezione dei ruoli apicali all'interno dell'amministrazione o delle amministrazioni, nel senso che si è tornati a selezionare in alcuni casi figure, come dire, molto capaci nella gestione di questo nominalismo dell'adempimento alla lotta alla corruzione e magari meno capaci purtroppo di assicurare gli equilibri di bilancio e una corretta gestione. Ma voglio tornare su un punto che è toccato nel volume, che è questa grande contraddizione, no? Tra un potere crescente che viene ad assumere soprattutto diciamo la componente dei pubblici ministeri, quindi una particolare funzione all'interno della magistratura, e anche una, come dire, credenza collettiva rispetto da un lato a questa cultura del sospetto e dall'altro lato a una funzione moralizzatrice richiesta allo Stato e richiesta alla magistratura, e poi da un lato la fiducia che la società finisce con il riporre nei confronti della magistratura. E da un altro lato il concorso, auspicabilmente non intenzionale, a creare delle credenze collettive sul ruolo dello Stato che diventano estremamente preoccupanti anche per la definizione dei rapporti tra pubblico e privato nelle attività economiche, quindi che diventano anche particolarmente preoccupanti quando dobbiamo andare a cercare di interrogarci sul rapporto tra economia e istituzioni. Ecco, questo sono alcuni dei punti che mi sembra di... qui stiamo assegnando una funzione di moralizzatore allo Stato e in particolare alla magistratura all'interno dello Stato, dopodiché la politica si è accodata a questo, per non parlare dei media, e hanno a loro volta creduto di poter svolgere, tuttora credono di poter svolgere questa funzione di moralizzazione, e questo è un'altra delle grandi contraddizioni e dei... O anche la Repubblica fondata sulle veline, diciamo, delle procure. Questo è un altro punto. Che è un altro punto ancora delicatissimo. Se mi consenti, su questo c'è un punto molto specifico che poi naturalmente lascio a chi ha più competenze di me. Ma quando si arriva a provvedimenti massimamente invasivi della privacy, come il sequestro dei nostri cellulari, per fortuna non del mio, ma dei cellulari, diciamo, è chiaro che noi stiamo compiendo un atto che è di un'invasività assoluta rispetto alle vite degli altri. Rispetto alle vite degli altri. Ora, questa invasività, perché non c'è bisogno di illustrare che tipo di relazioni private vengono racchiuse nei nostri cellulari. Ora, questo tipo di intervento dovrebbe accompagnarsi a una massima assunzione di responsabilità nella gestione di questo accesso alle vite degli altri. Ecco, non sono sicuro che a questa, diciamo, capacità di modificare la normativa attraverso i Trojan e attraverso poi una capacità di penetrazione assoluta rispetto alle vite degli altri, si sia accompagnato anche un... Però questo è un aspetto
diciamo, per certi versi marginale rispetto a quello che infatti c'è. Poi ci E se la funzione dello Stato diventa quella di moralizzatore e a turno la politica e i media con gradi di combustione diversi, perché la politica ha dei cicli di vita ormai brevissimi quando cerca di cavalcare queste ondate populiste, perché è sempre l'ultimo giacobino a giustiziare il penultimo. Ma rispetto ai media invece c'è una sorta di divisione del lavoro che la rende più permanente. Io credo che ci sia un punto sul quale interrogarci, perché è delle funzioni primarie dello Stato, oltre che degli equilibri interni allo Stato, che stiamo parlando. Ecco, io volevo passare la parola adesso a Emma Bonino, perché ovviamente lei sul tema della riforma della giustizia, insomma, ci ha dedicato una larghissima fetta del suo percorso politico e appunto di fatto la situazione negli anni non è mai migliorata, anzi, insomma, cioè dalle carceri al numero dei processi pendenti anche alla sfiducia che ormai i cittadini e le cittadine nutrono nei confronti della magistratura italiana, per non parlare appunto di un tema che poi magari toccheremo dopo anche con Luciano Capone, del rapporto tra giustizia, magistratura e anche mondo dei media, che ha amplificato ancora di più alcuni casi, tra l'altro tristemente noti, rovinando spesso la vita delle persone. Insomma, volevo chiedere un commento su a che punto siamo, visto che insomma a breve avremo anche un appuntamento referendario da questo punto di vista, quindi diciamo è nella lista delle cose necessariamente da affrontare per cittadini e cittadine, e speriamo anche ovviamente per il governo. Ma gira e rigira i temi, i punti, diciamo, sono sempre gli stessi da 30 anni a questa, se non aggravati. Io di miglioramenti non ne ho visti mai, e di aggravamenti ne ho visti parecchi. Per esempio, questa mania di penalizzare, per cui Bonafede ci ha insegnato e ci diceva che in Italia non ci sono innocenti in carcere. Ci sono solo dei delinquenti non ancora scoperti. Cioè, questa è stata la filosofia, diciamo, portatrice del ministro Bonafede, della prima fase dei 5 Stelle. Credo che non sia inutile commentare. Però quello che mi premeva è che, professore, io non so più cosa inventarmi sulla riforma, cioè non so più, le abbiamo provate tutte, il referendum allora no, la legge di iniziativa popolare non ne parliamo, la non violenza nessuno sa che cazzo sia, però siamo sempre lì al processo tortora. Io non sarò un po' Dantin, però i nodi sono sempre lì. Giustamente, professore, lei diceva la penetrazione dei magistrati nei ministeri. Questo è fantastico, veramente fantastico. Lo dico in termini negativi, evidentemente, ma non solo nel Ministero della Giustizia. Ci sono magistrati in tutti i ministeri possibili e immaginabili. Noi abbiamo assistito anche alla creazione di nuovi reati, non avessimo già abbastanza prima. Con peraltro poi la coda del carcere, su cui non abbiamo parlato, ma che sono spesso certo, i risultati di una mala giustizia, sostanzialmente. Quando ho fatto presente al ministro Bonafede che in effetti 1.000-1.200 persone l'anno che hanno passato in carcere un bel po' di tempo, poi vengono riconosciuti innocenti. Fa piacere, e più o meno gli si stringe la mano e tanti saluti, arrivederci. E adesso col cambio c'è stato un cambio di passo, secondo Emma Bonino, rispetto anche insomma alla presenza in quel ministero così importante di una donna insomma, come Marta Cartabia. Beh, io questo non lo so, e anzi sono molto curiosa
di sentire Sabino Cassese, che certamente quella riforma cosiddetta la riforma Cartabia l'ha letta molto più approfonditamente di me. Io potessi, nel mio poca esperienza, direi che forse è un passo avanti, come si dice sempre, però non tocca i punti essenziali, e nel frattempo noi abbiamo visto da tutte le parti la questione della magistratura, le elezioni del CSM, il caso Palamara e di tutto e di più. Che i cittadini non abbiano più fiducia nella giustizia a me sembra, come dire, normale. Io non ce l'ho più. E penso che chiunque sia terrorizzato di finire in qualche maglia da cui poi non esce, e non esce più. E se ne esce con la reputazione completamente... Con le ossa rotte, diciamo, nella migliore delle ipotesi. Con le ossa rotte, nella migliore delle ipotesi. Insomma, con una reputazione completamente distrutta, se era un imprenditore, vedi un po' che fine può fare, ma anche nei rapporti familiari, i figli che vanno a scuola e che riportano quello che c'è sui giornali relativi al presunto colpevole. E quindi mi aspetto da questa discussione che venga fuori qualche idea su come andare avanti, perché io non lo so più. Ora ci arriviamo. Io volevo finire il giro, visto che insomma abbiamo toccato un po' una serie di temi, proprio con il tanto citato mondo del giornalismo e dei media, che in qualche modo sono spesso conniventi con alcune cattive pratiche, no? Portate avanti un po' dalla magistratura show, un po' appunto dalle veline delle questure, eccetera, eccetera, e volevo capire da Luciano Capone che cosa ne pensa rispetto al dibattito finora emerso, e poi ovviamente altre sue considerazioni in merito al tema giustizia. Sava Sandier. No, secondo me è un tema fondamentale che va, diciamo, all'interno di quello che ha scritto il professor Cassese e citava prima, cioè di un dominio assoluto del giudiziario, sia appunto, diciamo, nell'estensione un po' dei poteri dei PM, delle iniziative che hanno, sia nella fase di produzione legislativa, perché, come dire, sono molto presenti al Ministero della Giustizia, ma anche nel discorso pubblico, diciamo, nel mondo del giornalismo. Spesso, diciamo, il nostro lavoro è diventato quello di una cassa di risonanza delle inchieste, che con i tempi lunghi della giustizia, diciamo, vuol dire per anni riportare quasi esclusivamente le tesi dell'accusa. E questa cosa, come dire, è un fenomeno che distorce proprio, come dire, il funzionamento della democrazia e i diritti delle persone, da un lato, perché, come dire, introduce poi questa cosa anomala che è un doppio processo quasi, no? Che c'è un processo mediatico e un processo giudiziario, che vanno su due binari completamente separati, e quindi l'imputato o l'indagato si trova, diciamo, a doverle celebrare entrambi con modalità, tempi e riti completamente diversi. E però questa cosa, secondo me, alimenta anche un senso di frustrazione nelle persone, perché il racconto, diciamo, viene dominato appunto dalle tesi dell'accusa. E quando spesso poi, come spesso accade, diciamo, nei tribunali, queste tesi vengono smentite, spesso in maniera plateale e clamorosa, c'è un senso nell'opinione pubblica che la giustizia non ha funzionato. Cioè, come dire, ci avete raccontato per anni, tutti, con sceneggiati, talk show, spesso ricostruzioni di telefonate, che questi erano dei farabutti, alla fine l'hanno fatta franca. E c'è questa idea che, come dire, poi la si fa sempre franca. Si prende due processi clamorosi, trattativa Stato-mafia, sarà durato più di una decina d'anni, abbiamo visto di tutto, no? Come dire, è stata un continuo riproporre e ricelebrare l'accusa. Grande passione di Massimo Bordin, tra l'altro, radiofonicamente.
e non esatto. So. Beh, lui era, diciamo, un po' uno dei pochi contraltari, diciamo, a questo esatto, tipo esattamente, di narrazione. Oppure il processo Eni, no, in Nigeria, che è stata raccontata come la più grande tangente corruzione internazionale della storia dell'umanità, diciamo, non si è mai vista una cosa del genere, raccontata e riproposta per anni e anni e anni in televisione, sui giornali, tutti assolti. E spesso, diciamo, i media non riescono a fornire neppure la narrazione, la spiegazione del perché si è arrivati a quella assoluzione. Quindi c'è la narrazione dell'accusa, che è di dominio pubblico dopo tanti anni, e poi l'assoluzione. E alimenta un senso, diciamo, nel cittadino, nelle persone comuni, che chissà questi potenti poi cosa hanno fatto per venire assolti, come dire, chissà come hanno fatto a farla franca. Cioè, l'idea dell'impunità è alimentata anche, secondo me, dal cattivo modo di comunicare che abbiamo noi, che abbiamo noi giornalisti, che si vede anche a ricasco su altre questioni, come ad esempio la corruzione, che è, diciamo, un fenomeno che in Italia sicuramente esiste, ma ci sono degli indici completamente distorti. Noi vediamo questo indice di Transparency International, ad esempio, che misura la percezione della corruzione, cioè quanto noi diciamo, c'è indagini fatte spesso anche da osservatori esteri, quanto si immagina, si percepisce la corruzione in Italia, e ci danno degli indici enormi, altissimi, abnormi, diciamo, siamo fuori dal mondo civile, sembra uno dei paesi più corrotti che esistano. E tanto su questi c'era proprio, come dire, uno studio della Banca d'Italia di un po' di anni fa, che mostrava come, diciamo, l'impatto dei media sulla percezione della corruzione era notevole, diciamo, fatto uno studio econometrico fatto, diciamo, sulla base dei titoli dei giornali, come influenzasse molto questa percezione. E questa, diciamo, divergenza è notevole in diversi indici, che un altro fa Transparency International, che è, diciamo, il barometro della corruzione, e lo fa anche la Commissione Europea, che è l'Eurobarometro, che invece di misurare la percezione della corruzione, fanno dei sondaggi alla popolazione e chiedono qual è la percezione della corruzione. Tutti dicono che è altissima, e poi chiedono alle persone, ai cittadini comuni, se hanno avuto esperienze di corruzione, se conoscono amici, conoscenti o parenti che hanno avuto esperienze di corruzione. E lì i dati dell'Italia sono analoghi a quelli dei paesi, diciamo, che potremmo definire civili. Non vuol dire che non ci sia corruzione, che ce n'è, ma non siamo un paese, come dire, del terzo mondo, almeno stando a quelle rivelazioni, che in Italia mostrano una divergenza rispetto ad altri paesi abnorme. E c'era, a me aveva sorpreso molto, una rilevazione che aveva fatto l'Istat su questo tema, che era un'indagine del 2017, si chiamava La corruzione in Italia, e faceva qualcosa di analogo a questo barometro che fa la corruzione europea, e chiedeva diciamo, ai cittadini se nell'arco della loro vita sono stati a conoscenza di casi di corruzione. Diciamo, i dati sono bassi, vanno dal 2 al 3%, e il primo, la cosa, diciamo, divertente a suo modo, era che il primo ambito in cui si aveva un'esperienza di corruzione era quello del lavoro. 3,2%, cioè capitava di dover pagare o far corruzione per avere un posto di lavoro, un colloquio o cose del genere. Il secondo settore era quello della giustizia, che, diciamo, almeno nell'ambito pubblico, era quello dove i cittadini avevano avuto esperienza più o meno diretta di corruzione, che nell'ambito della pubblica amministrazione era il settore... Caso strano, sono, no, i due settori in cui lo Stato è più presente e assente al tempo stesso, cioè il mondo del lavoro e l'intermediazione di domanda e offerta, e, diciamo, le difficoltà di cui abbiamo raccontato finora. Esatto. No, e quindi è un caso. Nel settore pubblico, il settore della giustizia sembrerebbe, almeno quella rilevazione, uno di quelli con queste maggiori difficoltà. Però, appunto, al di là di questo dato, a me colpiva molto, diciamo, questo, il ruolo che abbiamo noi di amplificatori. Spesso si chiama giornalismo di inchiesta, ma in realtà le inchieste le fa la procura, non le facciamo noi giornalisti, noi, come dire, le amplifichiamo, le riportiamo. Alimentiamo, come dire, siamo uno specchio deformante quasi, e alimentiamo questo senso di sfiducia anche nella giustizia, perché sembra non corrispondere alle nostre aspettative. È quello che diceva il professor Cassese, esatto, all'inizio, cioè che appunto c'è, cioè, un mercato in cui l'offerta e la domanda, diciamo, sono un po'
problematicamente, sono un po' problematici in questo momento, e soprattutto c'è una scarsa fiducia nel richiedere giustizia, perché tanto si sa che probabilmente non la si otterrà. Professore, io torno a lei anche, diciamo, per queste battute finali. Immagino abbia ascoltato quanto da più punti di vista emerso sul suo libro e in generale sul tema della giustizia. A me ha colpito molto nel suo libro, tra l'altro, il tema dell'indipendenza della giustizia, della magistratura, trasformata in autogoverno. Questo è anche un punto su cui magari tornerei, se lei è d'accordo, e soprattutto su quello che è, insomma, quelli che sono i prossimi step, in qualche modo anche obbligati, visto che andremo a un appuntamento referendario e visto che, insomma, su questo tema c'è grande attenzione. Prima Emma Bonino citava appunto la riforma Cartabia, e anche su questo le chiederei, insomma, una valutazione, un giudizio. Io comincerei dal problema sollevato da Pamolli, che è quello della delega che è stata data sostanzialmente all'ordine giudiziario di fare il giudice della virtù degli italiani, che va molto al di là del compito proprio dei giudici, e qui ci sono delle responsabilità anche della politica, che si è praticamente liberata di alcuni compiti che dovrebbe svolgere lo Stato nel suo complesso e non l'ordine giudiziario. Passerei al secondo problema che abbiamo lasciato un po' sullo sfondo, che è quello della quella che io chiamo la politicizzazione endogena della magistratura, cioè il fatto che i nostri costituenti temevano che la politica potesse influenzare sulla la giustizia, mentre invece quello che è accaduto è che la giustizia esce dall'ambito dell'ordine giudiziario e entra nel campo della politica. Credo che l'Italia sia l'unico paese nel quale due partiti sono stati fondati da magistrati. Credo l'unico paese al mondo. E questo è un indicatore della presenza dei magistrati. E poi c'è il problema, diciamo, del quid agendum. Che cosa bisognerebbe fare? Beh, innanzitutto bisognerebbe che l'ordine giudiziario fosse veramente indipendente, e per essere indipendente i magistrati non dovrebbero stare fuori dall'ordine giudiziario. Se escono fuori dall'ordine giudiziario, l'indipendenza si perde naturalmente, perché si impegnano nella politica, si impegnano come legislatori, si impegnano come strutture serventi dei ministri, e si impegnano come amministratori, si impegnano come persone che lavorano nella struttura del CSM, perché il CSM non deve avere nella sua struttura, quando parlo della struttura parlo degli uffici serventi, del personale di magistratura. Questo è, secondo me, il primo passaggio, che sia veramente indipendente. Il secondo passaggio importante è quello di far conciliare domanda e offerta di giustizia. Non è possibile che ci sia una domanda di giustizia così forte da un lato e dall'altro che l'offerta di giustizia non soddisfi questa domanda. E sarebbe come dire che un professore, no, fa lezione soltanto a un decimo dei suoi studenti, e se deve fare lezione a 100 persone, deve parlare a 100 persone, non deve parlare a 5 o a 10 persone. Quindi c'è uno squilibrio così forte tra la domanda e l'offerta di giustizia, che deriva dalla politica malthusiana che è stata fatta dall'ordine giudiziario, quindi è una responsabilità prevalente interna. E poi questa concezione dell'ordine giudiziario come una sorta di cittadella che è diciamo isolata da tutto il resto, una specie di Stato nello Stato. E questa idea di un'indipendenza nel senso che non può essere misurata l'attività dei magistrati. Ora, è chiaro che l'attività dei magistrati non deve essere sindacata nel momento in cui danno giustizia, ma si può benissimo chiedere al magistrato
di andare la mattina in ufficio alle 8:30. Si può benissimo chiedere al magistrato quante sentenze fai per anno. Si può benissimo chiedere al magistrato quanto ti impegni nel corso della tua attività, nell'esercizio delle tue funzioni. Nello stesso modo in cui questo accade, che posso dire, per gli insegnanti, un insegnante di filosofia non si può certo sindacare il modo in cui insegna, ma gli si può chiedere di essere presente a lezione, gli si può chiedere di svolgere accuratamente gli esami e così via. Questo sono, secondo me, i tre punti essenziali. La riforma Cartabia si muove in questa direzione e certamente costituisce un passo avanti. E ora sono state approvate due leggi di delega, quella per il processo civile e quella per il processo penale. Qual è l'obiettivo? Di avere dei processi che portino a delle sentenze definitive, cioè con l'esaurimento anche del terzo grado di giudizio, in un tempo ragionevole. In Francia i tempi sono 2 per il civile e 1 per il penale, 2 anni e 1 anno. Noi siamo a più di 7 anni e più di 3 anni, e quindi c'è un bel tempo che va guadagnato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto della riforma Cartabia è stato quello relativo alla riservatezza delle indagini giudiziarie e dell'accusa. È uno dei punti che citava prima il professor Pammolli. E non c'è dubbio che la nostra Costituzione dice che l'accusato viene informato riservatamente, ma se invece vengono pubblicati sui giornali le accuse che vengono rivolte alle persone che sono sospettate di avere violato la legge e senza che vi sia un processo, va bene, che vi sia stato ancora un processo, è chiaro che praticamente il processo è stato fatto. Ora, la presunzione di non colpevolezza, la presunzione di innocenza, noi ci è stata imposta tra l'altro da norme comunitarie, e questo è un altro passo che è stato fatto avanti. E il terzo è quello che stiamo aspettando e che è in discussione in questi giorni, che riguarda il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel Consiglio Superiore della Magistratura c'è tutto da rifare, perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha sostanzialmente attribuito gli incarichi direttivi sulla base delle appartenenze alle diverse correnti, cioè sostanzialmente lottizzando, qualche volta facendo anche delle ottime scelte, ma come dire, non è la regola. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna che le scelte vengano fatte guardando il curriculum della persona, valutando il modo in cui si è comportato come magistrato nell'esercitare le sue funzioni, sentendo quello che pensano di quella persona gli avvocati e le altre persone che possono essere consultate, e infine ascoltandole. Il CSM dovrebbe ogni volta ascoltare le persone per chiedere loro quali programmi hanno. Se io ti nomino come presidente di un tribunale, tu come pensi di affrontare tutte le questioni pendenti? Noi abbiamo avuto eccellenti presidenti di tribunale in Italia. La domanda è: ma se queste sono le best practice, cioè le migliori pratiche, perché non vengono seguite dovunque? Perché ce ne sono alcuni così bravi e tutti gli altri non lo sono, perché sono scelti male? E così anche io auspicherei che gli stessi presidenti della Repubblica presiedessero più costantemente il Consiglio Superiore della Magistratura, perché la loro presenza è una garanzia. Ricordo che nella nostra Costituzione nessuna norma è ripetuta. Quella sulla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura è scritta 2 volte nella nostra Costituzione. Ecco, e quindi non delegare la funzione a un vicepresidente, ma assicurare che sia quello che viene chiamato un po' enfaticamente il supremo magistrato,
della Repubblica che sia lui personalmente a svolgere questa funzione, perché questo assicura, dà una garanzia di attenzione anche sul sullo svolgimento della funzione. Io penso che con le risorse, con le riforme che sono state avviate e che non risolvono certamente il problema, d'altra parte è una delle materie più spinose e non ci si può aspettare che si risolva nel corso di un anno, e poi continuando nel modo che dicevo io, e cioè i magistrati facciano i magistrati, primo, secondo, la offerta di giustizia deve rispondere alla domanda di giustizia, perché ci sono delle persone che aspettano la giustizia e non hanno la giustizia, e infine evitare che il CSM e la magistratura siano una specie di Stato nello Stato, una cittadella chiusa rispetto a tutto il resto, bene, questo credo che possa avviare a soluzione il problema della giustizia in Italia. Grazie al professor Sabino Cassese. So che Fabio Pamolli voleva fare una battuta, siamo appunto in chiusura, poi chiederei lo stesso sia a Emma Bonino che a Luciano Capone molto rapidamente. Così. Molto molto semplice. Innanzitutto ritengo di estrema rilevanza questo richiamo alla non delegabilità o all'inopportunità di una delega da parte del Presidente della Repubblica e dei Presidenti della Repubblica rispetto alla loro funzione di presidenza del CSM, e per una ragione che è legata a quanto dicevo prima. È utile prendere coscienza del fatto che ormai c'è stata una sedimentazione nelle credenze collettive all'interno del Paese e che siamo a un ruolo, diciamo almeno un ruolo che è stato praticato ed è stato coltivato come tale, di sacerdote tutore della virtù da parte soprattutto del pubblico ministero, tra l'altro, che questa è un'altra contraddizione, perché addirittura diventa il vero tutore della virtù il pubblico ministero, prima ancora del magistrato giudicante. Questo è un altro elemento sul quale dovremmo probabilmente riflettere, ma proprio perché si è radicata questa rappresentazione, si è radicata anche una rappresentazione della funzione della giustizia che discerne il bene dal male e che non è quindi chiamata a rispondere del merito della singola sentenza. Quindi questo è un punto importante, perché solo il Presidente della Repubblica, solo un segnale fortissimo dal massimo livello all'interno dello Stato può aiutare a impostare una revisione consapevole di questa misrepresentation, di questa rappresentazione distorta, che però ha portato effetti diciamo che siamo chiamati a constatare davanti ai nostri occhi, anche rispetto alla debolezza e poi a un effetto di avvitamento della politica che corre all'inseguimento di questa contrapposizione tra bene e male, e che poi naturalmente porta a delle forme di distorsione profonda. Ecco. Emma Bonino, appunto, battuta finale, lo stesso poi chiederò a Luciano Capone. No, credo che abbiamo detto tutto, ribadendo il fatto di come si smuovono le acque e come andiamo avanti. Ora, l'attuale riforma Cartabia, ancorché insoddisfacente a mio modesto avviso, però probabilmente va sostenuta, ma su questo non ho le idee ancora chiarissime. Per il resto mi pare che i nodi di fondo, che peraltro il referendum un po' cercavano di affrontare, sono usciti dalla scena, ed è rimasto solo un referendum sulla giustizia. Quindi, come dire, bisogna insistere e andare avanti. Però, professore, è così difficile, è così difficile. Se lei mette il naso nella commissione giustizia, oltre che tutti sbarrano gli occhi come se fosse un'estranea o un incompetente, questo è l'altra giustificazione, ma tu cosa ne sai? Io ne so quanto ne sapete voi, più o meno, anzi forse un po' di più, però io non so più da che parte cominciare per tirare questo filo. Certamente mi sembra, non spero quasi niente
dalla Commissione Giustizia del Senato. Quella della Camera non la so. Ecco, Luciano Capone, intanto grazie a Emma Bonino per questo commento. La cosa che, diciamo, che manca, le soluzioni del professor Cassese ci sono, diciamo. La cosa che manca è capire da dove dovrebbe arrivare questo impulso, nel senso che la politica mi pare che non ce la faccia autonomamente. Si è visto anche con questa riforma, avviene con un governo, diciamo, di unità nazionale, un ministro tecnico che tra l'altro ha cercato anche un ulteriore appoggio legittimante l'Unione Europea, no? Questo ce lo chiede l'Europa, diciamo. Quindi c'è sempre quasi una spinta dall'esterno per costringerci a far qualcosa, spesso anche in maniera pretestuosa viene usata l'Europa, un po' come nelle riforme economiche, ma la giustizia si è fatta ancora di meno rispetto alle riforme economiche. E prima, diciamo, c'era una politica forse debole e un ordine giudiziario molto forte che resisteva a qualsiasi tentativo di riforma. Adesso mi pare che siamo al collasso totale, cioè anche con una magistratura che si è sbriciolata e collassata su se stessa, resta comunque un'incapacità di riformare qualsiasi cosa, di muovere. La paura, la politica forse anche ha ragione, diciamo, ha paura, almeno forse alcuni politici, visto la sorte che è toccata ad altri, hanno un timore comprensibile. La magistratura, diciamo, è sclerotizzata e c'è quasi un collasso, però non riesco a capire da dove dovrebbe arrivare questo impulso che spesso si chiede alla magistratura, l'autoriforma, la politica di riformare, ma mi sembra che siano entrambe un po' impotenti. Non so com'è. Diciamo che mi sembra che anche Sabino Cassese abbia detto una cosa prima importante, cioè il fatto che il Presidente della Repubblica eserciti un ruolo di maggiore, come dire, presenza e in qualche modo anche scossa, immagino, al mondo, insomma, della Corte Costituzionale, al mondo della magistratura, per essere presenti e per evidentemente anche dare un segnale. Professore, sbaglio? L'ostetrico delle riforme. Esatto. Professore, è così, cioè c'è anche bisogno, insomma, di qualche scossone dall'alto, non so, oltre che quello referendario che, insomma, non sarà sufficiente, insomma, è un pezzo, la riforma Cartabia è un altro pezzo, ma insomma ci vuole perché tutto torni, diciamo, o inizi a essere più che torni. Ci vogliono tre cose sostanzialmente. Ci vuole intanto una cultura di questa materia, perché se viene lasciata soltanto nelle mani dei pochi addetti ai lavori, perché anche nel corpo della magistratura naturalmente ci sono quelli che si interessano del penale e non si interessano del civile, quelli che si interessano del civile e non sanno nulla del penale. Primo. Secondo, ci vuole una maturazione in Parlamento di queste idee, uscendo da quella contrapposizione tra garantisti e giustizialisti e guardando in faccia le cose, che vuol dire domanda e offerta di giustizia, perché la giustizia deve rispondere a un bisogno della collettività. E il terzo è quello che il vertice dello Stato, che è chiamato dalla Costituzione a svolgere questo ruolo, lo svolga svolgendo il ruolo del Presidente, che è un regolatore del traffico. Assolutamente. Noi ci dobbiamo fermare qui, ma è stato davvero importante e super interessante essere con voi quest'oggi per parlare appunto dell'ultimo saggio del professor Sabino Cassese, Il governo dei giudici, ricordo, edito dalla Terza, che trovate ovviamente correntemente in libreria o in versione ebook per chi lo preferisce. Davvero grazie professor Cassese per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qui su Radio Radicale. Grazie ai nostri ospiti Fabio Pammolli, Emma Bonino e Luciano Capone. Per quest'oggi, per questa matassa e questo approfondimento è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana sempre su Radio Radicale. Grazie.